Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ieri sera mi sono riguardato il film del 2015 di Danny Boyle, Steve Jobs. Dunque io non ho mai negato di avere una particolare ammirazione per il genio dell'informatica, probabilmente anche limitativa come definizione, ma così come anche ho ammirato quelli che furono e ammiro tuttora quelli che sono stati i suoi concorrenti, tra cui ovviamente il grandissimo Bill Gates. In realtà io li metto a parità di genialità tutti e due. Bill Gates ha avuto per esempio la grandissima intuizione fantastica di capire sostanzialmente che il software è altrettanto importante, forse più importante dell'hardware stesso, cosa che invece in molti comunque non avevano ancora realizzato negli anni 80. Allora, il film che ho visto ieri sera, appunto, che ho rivisto tra l'altro, appunto, Steve Jobs del grandissimo Danny Boyle, Trainspotting per citare i suoi vari film, è un film molto particolare perché non è una biografia, cioè non guardiamo il film e dall'inizio alla fine c'è la storia di Steve Jobs, assolutamente. Il film è incentrato su tre momenti particolari, abbastanza catartici, possiamo dire, della vita lavorativa di Steve Jobs, che sono tre presentazioni, quella del Macintosh, quella del Next Cube e quella dell'iMac. Tutto il film si svolge poco prima dell'inizio della presentazione. Le presentazioni non si vedono, quindi sono tutti dialoghi tra Steve Jobs e tutte le persone che ruotano intorno. Non ultima, ovviamente, forse tra le prime più importanti, la figlia Lisa. Questo film ci fa capire non tanto l'aspetto tecnico delle invenzioni e dell'apporto nel mondo comune e anche nel mondo informatico di Steve Jobs, ma ci fa capire la sua personalità, che era davvero particolare, diciamo particolare, perché in realtà era un vulcano di idee particolarmente esuberante, a tratti anche non troppo gradevole. Per questi motivi si sono potuti fare dei film. Un altro film precedente è Jobs del 2013, molto più didascalico, quindi che racconta molto di più la storia, appunto, di Steve Jobs. Ma stavo dicendo, la questione è che non ci sono stati film su Bill Gates, perché Bill Gates era più uno sviluppatore, un imprenditore tra virgolette normale, ok? Passatemi un pochino il termine, perché comunque Steve Jobs è stato un vulcano, una persona dal carattere veramente non difficile, però volubile, con delle idee molto radicate, una persona con cui si potrebbe avere delle difficoltà a trattare, mettiamola così. Dunque, sicuramente il film che invece vi consiglio per capire quella che è stata la storia dell'informatica e anche di Steve Jobs non è tanto Jobs o Steve Jobs, i due film, ma I Pirati di Silicon Valley, un film indipendente del 1999, abbastanza bruttino tutto sommato, ma con una sceneggiatura tutto sommato abbastanza fedele alla realtà, cioè quello che c'è stato, cioè di come si sono evolute le cose, di come i due Steve, Jobs e Wozniak, hanno cominciato in un garage, di come Bill Gates e Ballmer hanno cominciato proponendo il loro sistema operativo. È molto più storia, mettiamola così, mentre gli altri film di Steve Jobs ruotano di più intorno alla personalità che non agli eventi che caratterizzano la vita e l'evoluzione di Apple e di Jobs stesso. Tutto questo preambolo, e poi arriveremo al punto, per capire quello che è stato l'insegnamento comunque di Jobs. Allora, Steve Jobs
nella sua vita, sappiamo, ha inventato l'Apple 1, l'Apple 2, dei computer che hanno cambiato radicalmente l'approccio delle persone al computer stesso. Teniamo presente che prima ancora il computer era qualcosa destinato alle aziende. Invece l'intuizione di Jobs è stata quella di destinare il computer alle persone normali, cosa che prima assolutamente non veniva contemplata, non era contemplata, perché il computer era limitato a un utilizzo d'ufficio, non di più, non di intrattenimento, non per l'economia personale della famiglia, per esempio, o per l'utilizzo da parte dei bambini. Quindi l'intuizione veramente grande di Jobs è stata questa. Con tutti i fallimenti del caso, il fallimento delle vendite di Macintosh, l'uscita dal mondo Apple, la creazione della Next, che in realtà fu più fallimentare che altro, ma aiutò a Jobs a rientrare in Apple, e grazie a questi fallimenti è riuscito a creare, a riportare in un'azienda che era sull'orlo della bancarotta, come era Apple, a essere una delle aziende, forse tra le top 10, sicuramente tra le top 10, delle aziende più solide, più accreditate, più famose al mondo. E di questo assolutamente non si può come dire, sottovalutare le capacità di Steve Jobs. Premesso questo, sicuramente una delle tra le varie frasi famose di Steve Jobs che dice non vorrei mica vuoi cambiare il mondo, non vorrei mica vendere acqua zuccherata per il resto della tua vita, forse è una delle frasi più famose, ma quella non sua ovviamente, ma presa dal fondo di un libro, è la più famosa, è siate folli, siate affamati, in un discorso fatto in un'università degli Stati Uniti, un discorso che è diventato molto famoso e molto di ispirazione per tantissime persone, tantissimi imprenditori, tantissimi piccoli imprenditori, tantissimi grandi industriali. Perché? Perché Jobs è nato dal nulla, ha creato qualcosa di grande, è riuscito a cadere disastrosamente, a ricadere disastrosamente e rinascere e far diventare appunto Apple quella che è una multinazionale conosciuta in tutto il mondo assolutamente, nessuno può... Nessuno sicuramente può dire no, io non so chi è la Apple e cosa fa. Gli insegnamenti di Jobs sono questi, cioè continua a sperare, continua a credere in quello che fai, continua a lottare per quello che stai facendo e continua a crederci, cadrai mille volte, ma continua a portare avanti i tuoi progetti, portare avanti le tue idee. Questo è assolutamente, filosoficamente, idealmente, un bellissimissimo discorso di fortissimo impatto, di fortissima ispirazione, che non fa altro che comunque alimentare quelli che sono i desideri di successo da parte di tutti, da parte anche dei fotografi, tutto sommato, no? Perché comunque il fotografo è anche lui un visionario, anche lui è qualcuno che vuole portare avanti progetti, far riconoscere al mondo, e qualunque fotografo desidera essere riconosciuto per le proprie capacità, per i propri risultati, per le proprie fotografie. Ma, c'è un grosso ma. E qui arriviamo al punto, quello che Steve Jobs non ci ha assolutamente detto, cioè che questi insegnamenti a quante orecchie sono arrivate? A milioni di persone, possiamo dirlo, no? Milioni di persone conoscono il famosissimo discorso, se non ricordo male, la Stanford University doveva essere, no? E il problema qual è? Il problema è che non tutti possono essere Steve Jobs. Il problema è che su un milione di persone, facciamo dei numeri, un milione di persone, quanti possono essere un futuro Steve Jobs?
100? 1000? E le altre 900.000? Il problema è che le altre 900.000 sono persone che credono nei progetti, sono persone che vedono in Steve Jobs una figura di riferimento, una figura da seguire e da imitare, senza però averne le capacità. E Steve Jobs ti insegna a non demordere, a continuare, anche se tutti gli altri ti dicono che stai sbagliando. Ma il problema è che se sei Steve Jobs ti puoi permettere di ignorare quello che dicono gli altri, perché puoi andare avanti con i paraocchi, a testa bassa, perché sei sicuro di quello che stai facendo. Ma in altre situazioni è probabile che se ci sono tante persone che ti dicono che stai facendo una sciocchezza e stai sbagliando, probabilmente è così. Quello che non ci ha detto mai Steve Jobs è proprio questo, cioè che è bello continuare a provarci, è bello portare avanti i propri progetti, ma non tutti hanno questa spiccata genialità intrinseca, questa visionarietà del futuro come ce l'aveva Steve Jobs. Era un fuori classe, ma tanto fuori classe. Io, ma come molti comunque immagino nel settore lavorativo, mi sono imbattuto spesso in aspiranti Steve Jobs, gente che non ti spiega le cose, che non te le vuole dire, perché è sicuro di quello che sta facendo, è sicuro che il suo progetto è qualcosa di incredibilmente innovativo e tutti gli altri non capiscono. Tutti gli altri continuano a non capire, soprattutto i tuoi clienti continuano a non capire. E questi progetti falliscono miseramente e questi progetti sono un nulla di fatto. Purtroppo non tutti sono Steve Jobs. Lui, per l'amor del cielo, ha dato degli insegnamenti fantastici, è stato di ispirazione per un sacco di persone, ma veramente la maggior parte delle persone che si ispirano ai suoi insegnamenti sono fallimentari, sono come ce ne sono tante. Se fossimo tutti Steve Jobs, nessuno sarebbe Steve Jobs, vi pare? Se tutti fossimo dei geni, la genialità sarebbe il comune vivere, quindi di geniale non ci sarebbe assolutamente niente. Io mi sono imbattuto, ripeto, in tantissimi imprenditori, visionari, alcuni anche con delle buone idee ma poche capacità, che hanno fallito miseramente. Fallito perché? Perché non hanno voluto dare retta a delle altre persone che effettivamente in qualche modo vedevano in maniera molto più lungimirante, molto più lunga e potevano in qualche modo mettere una toppa e non creare un disastro. E invece questi imprenditori non hanno voluto dar retta a chi magari conosce meglio il mondo degli anni 2000, che è molto diverso dagli anni 70, dove hanno cominciato a inventare sostanzialmente il computer per le persone. L'insegnamento che Steve Jobs non ci ha dato è quello che non tutti possono essere come lui. Puoi anche non demordere, ma se fallisci, probabilmente perché non hai le capacità. Probabilmente perché non hai le capacità. Siate folli, siate affamati, ma siate anche realisti. Non tutti possono arrivare al successo, mettiamola così. La visionarietà di Steve Jobs andava veramente oltre. Pensate che lo spot 1984 che è andato in onda al Super Bowl appunto del 1984 è stato uno spot rivoluzionario. Pensate oggi agli spot, i teaser, famosi teaser dei prodotti, cioè quando non vi fanno vedere un prodotto ma alimentano il desiderio di capire cosa ci sarà, di cosa verrà fuori, di quale sarà il prodotto che verrà presentato. Oggi è una cosa normale, normalissima, no? Vedere uno spot ma non vedere il prodotto. Ai tempi no. Nel 1984 dovevi far vedere il prodotto. Nessuno si azzardava a spendere soldi in uno spot dove non si vedeva il prodotto. Indovinate chi ha inventato questo tipo di approccio di comunicazione? Steve Jobs, con il famoso spot
del Macintosh, dove diretto tra l'altro da Ridley Scott, quindi un regista assolutamente unico, ai tempi tra l'altro molto sulla cresta dell'onda, uno spot tra i più bei spot mai visti. Se guardate il film Steve Jobs di Danny Boyle, si parla anche degli skinhead a contratto da parte di Apple. C'è chi si scandalizza del fatto che la Apple abbia dovuto pagare dei reali skinhead. Steve Jobs era così, perché devi prendere delle persone e creare degli skinhead quando tu puoi avere già degli skinhead? Li prendi e li metti in uno spot. Una cosa inconcepibile, che ai tempi poteva essere veramente controproducente e rivoluzionaria. Steve Jobs era proprio un visionario sotto questo punto di vista, e così come anche la sua idea che la gente non sa cosa vuole, tu devi dire alla gente cosa vuole. Questo è un tipo anche di approccio, per esempio, che musicalmente ancora oggi è ampiamente applicato. Le canzoni che sentiamo per radio non sono canzoni che noi vogliamo sentire, ma sono canzoni che le major ci vogliono propinare e imporre. Perché? Perché è un tipo di prodotto che deve essere venduto al pubblico, così come lo è stato il Macintosh. Nessuno sentiva bisogno di un Macintosh, assolutamente. Steve Jobs ha creato la necessità di comprare un Macintosh, poi con tutto quello che ne è venuto fuori, altri prodotti sicuramente che sono diventati cavalli di battaglia, tra cui sicuramente il primo, io forse tra i più prodotti più importanti metterei l'iPod. L'iPod è stato un modo di rivoluzionare il Walkman, ha dato un colpo di grazia a quello che è stato un prodotto, anche questo, assolutamente rivoluzionario come Walkman, e ha dato il via all'MP3, alla musica digitale. Senza quello, sì, qualcun altro l'avrebbe inventato, ma non l'ha inventato qualcun altro, l'ha inventato Steve Jobs. Di questo non se ne parla per esempio nei Pirati della Silicon Valley, perché comunque è un film del 1999, si ferma sostanzialmente alla presentazione dei prodotti, sostanzialmente al rientro di Steve Jobs in Apple. E ovviamente poi arrivare all'iPhone, ad altri prodotti che sono stati di rottura. Qui non sto a sindacare sul fatto che l'iPhone sia meglio di tutti gli altri, il MacBook sia meglio di tutti gli altri, no, assolutamente, però c'è da dare atto a chi ha inventato qualcosa di nuovo. Che poi qualcuno abbia migliorato e fatto qualcosa di più bello, non ne voglio discutere questo, assolutamente, non ne voglio discutere, però non si può dire assolutamente che prima dell'iPod ci fosse qualcosa di simile, perché non c'era. Prima dell'iPhone non c'erano gli smartphone con lo schermo touch, non c'erano assolutamente, avevano tutti la tastiera e tutti dovevi muovere con i tasti cursore ed era molto scomodo, me lo ricordo molto bene. L'iPod è stato un prodotto di rottura, l'iPhone è stato un prodotto di rottura, l'iMac è stato un prodotto di rottura, il primo, forse il primissimo all-in-one, se escludiamo il Macintosh, il primo prodotto destinato al popolo, perché comunque aveva anche un prezzo abbastanza tutto sommato concorrenziale, tutto sommato, niente a che vedere comunque coi prodotti che ci sono oggi, che per amore del cielo hanno dei prezzi elevati, ci mancherebbe, su questo non li discutiamo. Però ecco, tutte queste invenzioni, tutte queste novità, tutti questi modi di rompere il mercato e di entrarci in maniera a gamba tesa sostanzialmente, non le possono fare tutti. Siate folli, siate affamati, ma di Steve Jobs ce ne sono stati veramente, veramente, veramente pochi.
Se sei un imprenditore e pensi di avere delle buone idee, sicuramente portale avanti, ma abbi anche l'umiltà di ascoltare chi in qualche modo cerca di darti una mano, perché di grandi inventori, di grandi geni come Bill Gates e Steve Jobs, ce ne sono assolutamente pochi, pochissimi. Siete folli, siete affamati, ma non avrete la certezza assolutamente in questo modo di diventare dei grandi come lo sono stati quelli che hanno cambiato la vita nel nostro secolo. A fianco a Steve Jobs e a Bill Gates possiamo anche mettere i Beatles. I Beatles con la loro musica hanno cambiato il nostro modo di vivere, di vestire, di come ci comportiamo oggi. Potremmo continuare veramente all'infinito. E invece concludiamo qui e come solito mi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, dare un occhio al mio canale Telegram di offerte fotografiche che trovate qua sotto, dare un occhio al mio canale Instagram che trovate sempre qua sotto, ma soprattutto supportarmi con gli acquisti su Amazon, i cui link trovate qua direttamente sotto in descrizione, è il primissimo. Non vi costerà assolutamente nulla rispetto ad amazon.it, cioè scrivendo www.amazon.it, utilizzando questo link, però mi supporterete con questo canale. Per oggi, come al solito, è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!